Ciao a tutti, buonasera. Iniziamo questa piccola pratica di yoga. Come sapete, le mie origini sono legate alla scuola di Krishnamacharya a Chennai, in India, e quindi quello che vi propongo ha sicuramente la base che viene dal Vinyasa Krama, da questa pratica e modalità del Vini Yoga, che si rifà soprattutto al figlio di Krishnamacharya, Desikachar, e che ha come intento quello di accompagnare lo yoga verso di noi e non noi perseguire lo yoga come una finalità o comunque un traguardo da dover raggiungere a tutti i costi. Lo yoga viene vissuto come un mezzo per renderci felici nella vita e gioiosi nell'esistenza, e semplici, soprattutto nelle relazioni che possiamo avere con i nostri familiari, i nostri cari, i nostri allievi. Quindi vi invito a questa pratica. Potete portarvi sul tappetino e fermarvi un momento per prendere consapevolezza del vostro corpo. Fate un bel respiro, lasciate scendere le spalle. Distendete le dita delle mani, aprendole bene, e fate la stessa cosa con le dita dei piedi, cercando di avere un maggior contatto col suolo, con la terra, spalmando le piante dei piedi. Accompagnate la vostra attenzione al respiro. Accompagnate la vostra mente a seguire il respiro nel corpo. Il corpo e il respiro si muovono insieme, seguendo quelle che sono le indicazioni più classiche dello yoga, più tradizionali, dove vedono lo yoga come uno stato di unione, dove mente, corpo e respiro rappresentano un'unica unità. E quindi fate in modo che la mente possa ascoltare il corpo che respira. Osservate il vostro respiro che si muove nel corpo, l'aria che entra dal naso, che scende espandendo l'addome, il torace, il petto, e poi l'aria che esce, mentre l'addome, il torace e il petto tornano a svuotarsi. Lasciate che il vostro respiro resti un respiro completo, quanto più possibile, senza sforzarvi. Osservate. E ora, inspirando, allungate le braccia verso il cielo, riempite il vostro corpo, distendetevi e nell'espiro tornate, riaprendo gli occhi. Mantenete gli occhi aperti davanti a voi, agganciatevi a terra e iniziamo salendo sulle punte dei piedi, inspirando. Allungatevi bene bene verso il cielo e nell'espiro poi tornate. Movimento delle braccia, movimento dei piedi, movimento del respiro. Tutto si svolge insieme. Inspiro. Allungo, trattengo un momento il respiro mentre distendo il corpo e nell'espiro scendo. Inspiro, allungo. E nell'espiro torno a scendere. Inspiro, l'aria entra ed esce dal naso, in modo che possiate diventare consapevoli e guidarla lentamente, agevolando un ritmo profondo, calmo, dove tutto ritrova una sorta di centralità,
Corpo, mente e respiro iniziano ad ingranarsi. E un'ultima volta, in, allungo, distendo ed esco. E ora portate la gamba destra dietro. Fate un bel passo, porgete il piede in posizione taglio, osservate di stare belli stabili sulle vostre gambe e andiamo a muoverci sempre insieme al nostro respiro. Inspirando, apro le braccia, distendo la gamba dietro, piego il ginocchio davanti, espando petto e torace, rivolgo lo sguardo al cielo se posso e nell'espiro torno. E ancora. In, allungo, punto in alto e nell'espiro lentamente torno. Inspiro e apro. Resto un respiro. Es, in, espiro. Inspiro questa volta verso il cielo, espando petto e torace e resto un respiro completo. Es, in, espiro. E ancora, ripetiamo, in, apro le braccia ed espando. Resto due respiri completi. Espiro. Inspiro, espiro, inspiro ed espirando torno. Allungo verso il cielo e resto due respiri completi. Unite le vostre gambe, rilassate per un momento il corpo, fermatevi a osservare i due lati del corpo. Prendetevi sempre un momento per accogliere l'esperienza. Il prossimo inspiro, allungatevi bene verso il cielo. E nell'espiro tornate. Invertite, cambiate posizione delle gambe. Questa volta è la gamba sinistra che si muove dietro, la gamba destra rimane puntata in avanti. E riprendiamo. Inspiro, piego ginocchio, gamba dietro tesa, i piedi premono bene a terra, apro petto e torace, se posso sollevo un po' gli occhi. E nell'espiro torno. E questa volta con le braccia allungate, in, distendo e nell'espiro torno. Inspiro, espando, resto un respiro completo, es, in, ed espirando ritorno al centro, tempo dell'espiro. E di nuovo con le braccia allungate, in, e resto un respiro completo, es, in, ed espirando, ritorno al centro, distendo le gambe. E ora lo ripetiamo con due respiri, e quindi apro, e poi resto due respiri completi. E nell'espiro torno.
e un'ultima volta, allungandovi bene. Due respiri. E nell'espiro torno. Riporto il piede a fianco al corpo, all'altro, e resto. Osserva il tuo corpo e osserva già come è cambiato il tuo respiro e lo spazio del respiro dentro di te. Allungati bene verso il cielo, distenditi e quando espiri torna al centro e riapri gli occhi. Inspiro, sollevo il ginocchio destro e le braccia. E nell'espiro poggio la gamba indietro. Scendo col bacino, mantengo l'allungamento. Inspiro, distendo. E questa volta, espirando, scendo in Parsva Uttanasana. Abbandono la testa, mi lascio cadere sulla gamba. Se ho bisogno, tengo un po' piegata. E resto un respiro. In ed es. Inspirando piego il ginocchio, torno ad aprirmi. E nell'espiro distendo. Inspiro al cielo e nell'espiro al centro. Sull'altro lato, in ed es. Inspiro e nell'espiro scendo lentamente in Parsva Uttanasana. Abbandono. Resto un respiro. In ed è. Inspiro e apro. Piego ginocchio. Espiro. Inspirando ginocchio al petto e nell'espiro torno al centro. Alternate i lati. In ed es. Inspiro e nell'espiro Parsva Uttanasana. Resto due. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspirando apro e nell'espiro distendo. Inspiro torno ed espirando mi riporto al centro. Gamba sinistra, in ed est. Inspiro e nell'espiro, Parsva Uttanasana. Resto due. Seguo due respiri profondi. Inspiro e apro. Espiro. Distendo. Inspirando torno. E nell'espiro riporto braccia e piedi. E ancora gamba destra. In. Ed es. Inspiro. E nell'espiro. Scendo in Parsva Uttanasana. Tre respiri. Ogni volta che inspiro, questa volta salgo sulle dita delle mani e cerco l'allungamento, la distensione di gambe e schiena.
E ogni volta che espiro rilasso e mi lascio cadere. E ancora in, allungo, distendo. Ed es. E ancora una volta, inspiro. E nell'espiro abbandono. Piego il ginocchio. Inspirando apro e nell'espiro scendo. In salgo verso il cielo e nell'espiro torno. Un'ultima volta sull'altro lato, gamba sinistra. Inspiro, raccolgo il ginocchio e nell'espiro un bel passo indietro. Inspiro, distendo ed espirando, scendo. Mantengo le gambe allineate, lascio cadere la testa. Inspirando, cerco la distensione totale e nell'espiro di nuovo giù. E ancora due volte, seguo il mio respiro, in ed est. In ed es. Piego la gamba, premo a terra, inspiro, apro e nell'espiro torno. Inspiro al centro e nell'espiro mi riporto in Tadasana e resto. Fermatevi un momento a osservare il vostro corpo, lo spazio del respiro e accogliete tutte le sensazioni che il vostro corpo vi porta. Accogliete senza giudizio e critica, restando semplicemente in ascolto. Fate un bel respiro, allungo. E nell'espiro torniamo al centro. Allargate leggermente le vostre gambe, lasciatele alla larghezza dei fianchi. E ora inspirando saliamo verso il cielo. E nell'espiro scendiamo in Uttanasana. Accompagnatevi a scendere in Uttanasana. Se avete bisogno, piegate un po' le ginocchia. Inspirando, piego le ginocchia, premo a terra, Uttanasana, apro le braccia. E nell'espiro scendo, mi accovaccio, se ho bisogno mani a terra, altrimenti aggancio le ginocchia. Inspiro di nuovo, Uttanasana, apro e nell'espiro scendo in Uttanasana. Inspirando srotolo, salgo al cielo, espando, inarcando un po' la schiena. E nell'espiro ritorno al centro. Tempo del respiro. In, allungo. Es, Uttanasana. Respiro, corpo e mente si muovono insieme. Inspirando salgo, Uttanasana, piego le ginocchia, apro e nell'espiro mi accovaccio. Se posso, abbraccio le gambe, altrimenti mi aggancio a terra. E resto un respiro. Inspiro ed espiro. Inspirando, Uttanasana. E nell'espiro, Uttanasana. Inspiro e srotolo, espando. E nell'espiro torno.
al centro. In ed es. Inspira ed espira. Due respiri completi con l'addome che preme sulle cosce. Inspiro e nell'espiro Uttanasana. Inspirando salgo, espando e nell'espiro torno. In ed es. Inspira ed espira. Chi di voi ha la capacità può portare anche le braccia verso il cielo e restare tra i respiri. Inspiro, Uttanasana. E nell'espiro, Uttanasana. Inspirando srotolo, espando. E nell'espiro, torno al cuore. E osservo. Tornate a raccogliere sensazioni, tornate a osservare, tornate a porvi in quella dimensione sottile, capace di restare all'interno ed esplorare. Inspirando salgo al cielo e nell'espiro scendo, Uttanasana. Accompagnate un ginocchio a terra, l'altro e portateli seduti sui talloni nella posizione di Vajrasana dell'eroe. Fermatevi un momento. Sentite lo spazio del respiro ampio ora, è molto più ampio di prima. E questa sensazione di ampiezza ci dona una sorta di capacità, di potenza, di stabilità. È come percepire una base più ampia e quindi una vita più piena che scorre dentro di noi, ogni volta che il nostro spazio di respiro si allarga un po'. Fate un bel respiro, allungatevi bene al cielo e poi tornate. Lasciate le mani un po' verso l'interno delle cosce e andiamo a fare un movimento che segue sempre il nostro respiro ed è un movimento in torsione. E quindi inspirando allungatevi bene sulla colonna e nell'espiro il braccio ci porta indietro con gli occhi che lo seguono. L'altra mano all'interno della coscia preme e ci permette così di espirare e di aprire quanto più possibile lateralmente il corpo in torsione. Inspiro. E nell'espiro apro sull'altro lato. Inspiro, torno. E nell'espiro utilizzo l'altra mano come puntello.
Inspiro. E nel respiro vado in torsione. Inspiro. E ancora. Espiro. Potete aggiungere un suono a questo movimento e magari aggiungere il suono della vocale A. Potete risuonare con la voce o semplicemente nell'espiro risuonare mentalmente. Inspiro e torno e poi sull'altro lato. Inspiro e ancora. Potete chiudere gli occhi e osservare come il cuore e la parte alta del petto si espandono. Inspirando allungate le braccia verso il cielo e nell'espiro scendete, portate le mani a terra, appoggiate la fronte, posizione della preghiera. Agganciate le mani a terra, lasciatele ad artiglio. Inspirando entrate nella posizione della tigre, inarcando la schiena e nell'espiro puntate i piedi. E portateli nel cane a muso in giù, distendendo quanto possibile le gambe, la schiena, le braccia. Fermatevi un momento e trovate l'allineamento, la centralità. Sviluppate la distensione. Inspiro e tigre. Inarco, apro gli occhi, apro il petto. E nell'espiro arrotondo la colonna e torno a scivolare indietro nella preghiera. In, tigre. Es, cane. Inspiro e tigre. Espiro, arrotondo e preghiera. Inspiro tigre. Espiro e cane. Inspirando sollevo la gamba destra e nell'espiro la porto giù. In tigre. Espiro preghiera. In tigre e cane mentre espiro distendo. Inspirando sollevo la gamba sinistra e nell'espiro la porto giù. In tigre ed espirando preghiera. In ed es. Inspiro, sollevo la gamba destra e questa volta nell'espiro porto il ginocchio in mezzo alle mani. Inspirando, apro. E nell'espiro torno con le mani a terra.
Punto il piede dietro, in gamba verso il cielo e nel respiro scendo. In tigre ed espiro preghiera. In ed espiro. Inspirando sollevo la gamba e nell'espiro ginocchio in mezzo alle mani. Inspiro, apro ed espando. E nell'espiro torno. Punto il piede, inspiro, espirando, cane, tigre e preghiera. E lo ripetiamo ancora una volta sui due lati, in ed es, inspiro. E nell'espiro, inspiro e resto. Se ho bisogno, tengo le mani a terra. Se sono comoda, apro ed espando e resto. Appoggio le mani espirando, punto il piede dietro, inspiro e nell'espiro scende la gamba. In tigre e torno in preghiera. E ancora sull'altro lato. E poi cane. Inspiro e nell'espiro ginocchio e poi apro e resto. Espirando, mani a terra. Punto il piede, inspiro e nell'espiro giù. Inspiro ed espiro, preghiera. Porta le braccia a fianco al corpo, lascia la fronte a terra, accomoda il torace, l'addome fra le cosce e fermati un momento. Srotola la colonna, mento alla gola, sollevati. Un respiro. Per tornare qui ed aprire gli occhi. Un respiro per unire le mani, intrecciare i polsi se puoi e unire i palmi e nell'espiro scendere lentamente, lateralmente, mentre tutto il fianco si espande. Inspirando torno al centro e nell'espiro rilasso. Inspiro e salgo. E questa volta inverto, se posso, altrimenti tengo le mani in Anjali Mudra. Scendo con le spalle e distendo il fianco opposto per qualche respiro. Inspiro al centro e nell'espiro torno.
Inspirando, intreccio le mani dietro il corpo, porto i dorsi delle mani verso il cielo, apro petto e torace e resto. Per poi lentamente abbandonare tutte le tensioni e rilassare. Fai un bel respiro e torna. Appoggia le mani, intreccia le caviglie, accompagnati a sedere. Distendi le tue gambe. E mentre distendi le tue gambe, accompagnati anche a scendere al suolo. Allungati bene a terra. Allunga bene il tuo corpo, allineati. E fai un bel respiro profondo, osservando di avere lo spazio per muovere le braccia e poi tornare. Piega le tue gambe e lascia i piedi alla larghezza dei fianchi. Inspiro, sollevo il coccige, la schiena, le braccia e mi porto nella posizione del ponte, Dvipadasana. Spingo sotto i piedi, sollevo il bacino e nell'espiro scendo. Le mani vanno a prendere le ginocchia, le accompagno al petto. Inspirando, piante dei piedi al cielo e braccia oltre il capo, Stambadana, posizione del pilastro. E questa volta, espirando, raccolgo le ginocchia e sollevo anche la fronte. Inspiro, piedi a terra, braccia al suolo e nell'espiro rilasso. Inspiro e mi sollevo in ponte. E questa volta resto un respiro. Es ed in. E nell'espiro scendo dall'alto verso il basso, aggancio le ginocchia al petto. Termino l'espiro, svuoto totalmente. Inspiro, piedi al cielo, braccia oltre il capo, Stambadana. E resto un respiro. Es. In. Espiro. Raccolgo fronte alle ginocchia. Inspirando, piedi e braccia a terra. Espiro e rilasso. In, salgo. Resto due respiri completi. Es. In. Espiro. Ed inspiro. Espirando raccolgo le ginocchia. Questa volta sollevo. Porto le ginocchia al petto, le spalle restano giù. Come sorge l'inspiro, piedi al cielo, braccia oltre il capo. Due respiri completi. Es. In. Espiro. Inspiro. E nell'espiro raccolgo, sollevo la fronte e svuoto totalmente. Inspirando scendo a terra e nell'espiro rilasso. Un'ultima volta con tre respiri, provate da soli. Inspiro, salgo in ponte.
e poi resto tre respiri completi. Li seguo. Espirando, scendo dall'alto verso il basso, raccolgo le ginocchia, termino di svuotare i polmoni lentamente. Quando sorge l'inspiro, stambatana, resto tre. Tre respiri completi. E nell'espiro raccolgo, sollevo la fronte, svuoto totalmente. Inspiro, piedi e braccia a terra. E nell'espiro rilasso. Allunga le tue braccia oltre il capo. Allarga le ginocchia, permettendo alle piante dei piedi di restare in contatto. Se vuoi puoi agganciare i pollici delle mani distendendo le dita, creando così con le tue mani il mudra dell'Aquila, Garuda, e osserva come la parte alta del respiro si espande. Ogni singolo dito raccoglie il prana attraverso il respiro e lo coinvolga all'interno del tuo corpo. Segui il tuo respiro, resta occhi chiusi. Senti il tuo respiro scorrere lungo Shushuma, ben vicino alla colonna vertebrale. Rilassa quanto puoi le spalle, le ginocchia, i fianchi, la zona dei lombi. Avvicina il mento alla gola e resta semplicemente a osservare il tuo respiro per qualche momento. Rimani così. Ogni respiro ti mantiene ben presente nel tuo corpo. E ora porta la tua attenzione lungo Shushuma, seguendo la via del tuo respiro. Ad ogni respiro prenderai consapevolezza di una delle tue stazioni energetiche. E quindi inspira. E quando espiri, fermati al perineo, al primo chakra, e lascia risuonare dentro di te il bija mantra del primo chakra. Om Lam. Inspira. E risali così lungo la tua colonna. E ora, quando espiri, ti fermi al secondo chakra. Inspira. Om Yam.
Inspira. Inspira. Prendi ora consapevolezza dell'armonia presente dentro di te. Osserva come è semplice tenere la mente calma, unita al respiro nel corpo. Osserva come è semplice sentirsi stabili, appagati, completi, integri. E questo è proprio un momento di yoga, di unione con te stesso. Puoi restare così tutto il tempo che desideri. Puoi seguire ancora il tuo respiro e risuonare nei bija mantra di chakra o semplicemente ad ogni espiro risuonare nell'om, anche solo mentalmente, e dedicarti qualche carezza vibratoria. Carica di benevolenza, di cura. Goditi questo momento per tutto il tempo. Per tutto il tempo. Per tutto il tempo. Om Shanti.